Abbiamo inteso questa notte d'arte che appunto si chiama Spacca Napoli, il confine che unisce, proprio perché abbiamo consapevolezza del fatto che storicamente Napoli, il centro della città, è un luogo di inclusione e oggi noi lo vogliamo manifestare lanciando un messaggio attraverso la musica, attraverso la cultura, attraverso le performance, attraverso tutto ciò che racconta il territorio e dei partner nazionali e internazionali che hanno scelto di stare con noi in questa serata, proprio per dire al mondo che attraverso l'abbraccio, attraverso lo stare insieme è possibile rompere tutti i muri della differenza e della discriminazione e dimostrare che essere umani in un mondo pieno di diversità, intendendo la diversità come un grande valore, è la strada giusta per trovare pace finalmente in questo pianeta. Notte d'arte, notte dell'inclusione. La settima edizione del format ideato e promosso dalla seconda municipalità dedicata alla valorizzazione culturale e sociale della città conterrà un chiaro intento sociale. Il tema è infatti l'abbattimento di tutti i muri per annullare differenze e discriminazioni con azione, arte e bellezza. L'unico futuro possibile è quello di un futuro che sia per tutti e di tutti. L'arte è il luogo in cui l'inclusione raggiunge il massimo livello. L'arte produce bellezza, nessuno si chiede chi è che la produce, tutti guardano all'opera d'arte. Come napoletani, la città dell'accoglienza e città della contaminazione che produce integrazione, siamo a nostro avviso un modello sociale. Break Napoli, ovvero Spacca Napoli, poi i quartieri Spagnoli e Forcella. In questo perimetro un ricchissimo programma, ma anche momenti concreti di solidarietà, grazie alla collaborazione con comunità e associazioni. Perché Napoli ha sempre avuto un ruolo importante nel cercare di costruire ponti, di abbattere le barriere, di far capire la ricchezza che proviene dalla diversità delle culture. E noi come organizzazione, proprio perché basati in Africa, cerchiamo di costruire un ponte tra Europa, Italia, Africa e di far capire meglio i vantaggi che ci sono nell'avere un rapporto importante con questo continente. Il centro storico in questi giorni è molto pulsante, è molto attivo, la gente di Napoli è una gente abituata a vivere la strada, a vivere la quotidianità e la comunità. Quindi è il ventre vero di Napoli, Spacca Napoli, e pensiamo di animarla e di festeggiare insieme la notte del 14 abbattendo tutti i muri che esistono, fisici o immateriali. Una bellissima allegoria, Spacca Napoli come Break Napoli, quindi appunto come richiamando il tema dei muri e soprattutto dei muri che non ci piacciono, che vogliamo abbattere, che devo dire la città di Napoli abbatte culturalmente con grande facilità. È una città, soprattutto il centro storico, il centro antico, è un luogo di grande inclusione, ci abitano comunità migranti di tutte le parti del mondo e devo dire vivono in grande armonia, in grande sinergia. Da questo punto di vista, in questa fase storica, Napoli rappresenta veramente un modello di grande integrazione. In una fase in cui, devo dire, attorno al tema dell'inclusione si costruiscono grandi campagne politiche, invece questa notte bianca va nella direzione assolutamente opposta. Tra l'altro è una notte bianca che parla di solidarietà, i partner che la costruiscono sono partner che lavorano nel senso dell'inclusione dei migranti, ma non soltanto dei migranti, anche delle persone disabili, delle persone in difficoltà. È una notte bianca da questo punto di vista che parla a tutti e senza nessun tipo di barriera.